Il posto delle parole per raccontare come sempre di libri, attraverso i libri raccontare anche quello che succede, quello che fa parte della nostra storia. Noi abbiamo già raccontato con altri saggi la strage di Piazza Fontana, noi ritorniamo a parlarne grazie a un libro e grazie a un appuntamento che sarà sabato 1 febbraio a Savigliano in provincia di Cuneo con la presentazione del libro su Piazza Fontana. Il libro si intitola Piazza Fontana, il processo impossibile, edizione Einaudi, l'autrice insieme con noi, Benedetta Tobagi, buonasera. Buonasera a voi. E grazie per essere insieme con noi qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, questo libro che lei ha in corso di presentazione. Ecco, mi affido subito a questa domanda, Benedetta Tobagi. Il racconto di questo libro, di questo pezzo di storia così importante e così difficile anche per certi aspetti da raccontare e poi comprendere, ecco, in che modo, quando lei guarda il pubblico seduto davanti a lei a raccontare il libro, a raccontare questa storia, e il pubblico come risponde a questa storia, Benedetta Tobagi? Forse la premessa necessaria è ricordare che il pubblico ha due componenti essenzialmente: le persone che c'erano, più o meno giovani, più o meno attive politicamente, però in molti casi vengono persone che hanno il desiderio di riprendere il filo di quella storia, di confrontare le proprie memorie con una ricerca storiografica su quegli avvenimenti, o semplicemente di avere un aiuto nel ricomporre in un mosaico coerente dei frammenti che hanno trattenuto negli anni anche attraverso varie letture. E poi c'è invece un pubblico di persone più giovani, però spesso sono comunque adulti, perché Piazza Fontana è di 50 anni fa, che sono digiuni, ne hanno sentito parlare, hanno sentito parlare di queste altre stragi impunite, hanno la curiosità, il desiderio di capire come sia stato possibile. Quindi è molto interessante il confronto con entrambi i pubblici. E devo dire, io sono stata molto colpita, perché questo 50° anniversario ha mostrato quanto la stagione degli stragi sia rimasta una ferita aperta proprio nella società, in tantissime persone e in tantissime parti d'Italia. Peraltro questo libro l'ho portato anche al sud, perché Piazza Fontana in realtà è stato un dramma in cui si è secchiato il paese intero, il processo ha percorso tutta l'Italia, ha avuto una sua stagione importantissima a Catanzaro, e proprio nel sud Italia per esempio si è fatto un lavoro fondamentale per raggiungere e mettere in salvo quel po' di verità storica che abbiamo. Quindi c'è molta curiosità di sapere, per chi non ricorda, chi non ha così, ha perso il filo degli avvenimenti, delle concatenazioni tra i vari eventi, delle conclusioni processuali e delle loro ragioni, e tanta voglia di confrontarsi anche invece in chi ha avuto esperienze forti di militanza. Per esempio, un tema di cui ancora c'è molta voglia e bisogno di parlare è quanta verità c'è nell'espressione strage di Stato, che io storicizzo. E perché fu uno slogan liberatorio, fu come una l'immagine che possiamo usare è stato proprio come un mattone che ha rotto il vetro delle verità ufficiali, no? Dentro cui si voleva rinchiudere questa storia, però è un'espressione che va storicizzata, perché tutto ciò che è venuto alla luce, tutti gli smascheramenti dei depistaggi sono stati opera di altri pezzi dello Stato, per cui a 50 anni di distanza dobbiamo farci carico come cittadini, innanzitutto, non solo come studiosi e persone interessate di questo drammatico corpo a corpo che si è svolto allora e che, se vogliamo, continua a percorrere la nostra democrazia come tante altre democrazie. Ecco, a 50 anni di distanza, Benedetta Tobagi, la necessità di rendere quel fatto dentro la storia, e storicizzare vuol dire ovviamente non prendere nessun'altra posizione se non la posizione della storia, ecco. Ma secondo lei, Benedetta Tobagi,
oggi come oggi, il fatto di storicizzare quella strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 79, con tutti i morti che ci sono stati, 17 morti e quasi 100 feriti, ebbene, noi siamo capaci oggi di essere responsabili della storicizzazione, al di là del lavoro che ha fatto lei, ovviamente, e altri storici. Ecco, noi ne siamo capaci, secondo lei, Benedetta Tubagi? Diciamo che la storia ha tra i suoi tratti fondamentali l'accettazione, la capacità, la volontà anche di gestire la complessità. La complessità è abbastanza impopolare, perché sono molto popolari le tifoserie, le semplificazioni ideologiche e strumentali. Poi diciamo che da questo punto di vista sono tempi in cui la complessità e l'analisi storiografica, che poi cerca appunto di rendere tutte le varie sfaccettature di un evento, no? Per essere molto concreti, io ho storicizzato il lunghissimo, labirintico processo della strage, perché per Piazza Fontana, come per gli altri massacri terroristici di matrice neofascista, le stragi sono un tutt'uno con i loro processi. In qualche modo la devastazione della strage prosegue nello scempio dei depistaggi che impediscono il raggiungimento della verità. Perché? Perché la strage è un delitto di matrice politica che deve essere strumentalizzato, e quindi devono essere, con finalità provocatorie, indicati dei falsi colpevoli a sinistra tra gli anarchici, la colpa data degli altri, mentre si coprono i veri autori della strage. Le stragi hanno portato alla luce tutte queste collusioni con i servizi segreti, e la giustizia ha subito nel suo corso una torsione estrema. Quindi cosa vuol dire storicizzare tutto questo? Vuol dire ragionare su come funzionava, soprattutto negli anni 70, 80, poi fino agli anni 90, 2000, la giustizia in Italia. E io ho anche cercato appunto di fornire delle griglie interpretative, ragionando anche sui tipi di meccanismi che si sono messi in atto, che poi sono quelli che si sono riproposti nei depistaggi delle stragi mafiose del 92-93, guarda caso, nella diversità del contesto, ma i meccanismi tornano. Oppure mi sono occupata molto dei campi di tensione, chiamiamole così, che si creano tra giustizia e politica, che non vuol dire gridare al processo politico alla maniera che fanno i tifosi e le persone che si pretendono vittime, no, vuol dire ragionare su un tema serissimo, proprio su come la giustizia, la magistratura risenta nei vari periodi e quali siano anche i canali di interferenza dell'esecutivo, del potere politico nel giudiziario. Questo vuol dire storicizzare. Chiaramente tanto più è impopolare in un momento in cui sono in voga le semplificazioni, tanto più secondo me è necessario così proporre alle persone di buona volontà, che secondo me sono tantissime, si sentono anche un po' isolate, degli strumenti di riflessione e di comprensione. E questo processo che lei ha definito processo impossibile, proprio perché, se ricordo bene dal suo libro, lei cita la rivista anarchica A, no? Che diceva si è trattato semplicemente di un processo fortemente politico in ogni sua componente. E fino qui potrebbe avere anche una certa ragione, però la sentenza è stata una sentenza politica. Ecco, qui l'aggettivo... No, un attimo. Allora, io ho collocato il processo e l'ho raccontato nei suoi meccanismi. La politicità sta non nel verdetto del 2005, certo, che anzi rivaluta le conquiste processuali. Io ho raccontato come, per essere molto concreti, così ci intendiamo sui termini, l'alta magistratura negli anni 70 e 80 era fatta in larghissima parte, sempre appunto per rimanere esempi che si possono proprio facilmente collocare, era fatta di alti magistrati che erano entrati in carriera sotto il fascismo, per esempio, e poi era permeata da una cultura
cultura che avevano ambizione di giustizia come strumento di mantenimento dell'ordine, quindi era in totale sintonia con il potere politico. Quindi io proprio analizzo i vari numerosissimi passaggi in cui o i capi degli uffici, procuratori capo, che per esempio come quello di Milano distruggono una prova materiale di importanza fondamentale come la bomba trovata in esplosa alla banca commerciale vicino a Piazza Fontana il 12 dicembre, oppure i reiterati interventi della Cassazione che cosa fanno? Allontanano il processo nello spazio e nel tempo per renderne più difficile la conclusione. Questo concretamente è ragionare su come la politica in qualche modo interferisce. Altro esempio concreto, la polizia giudiziaria all'epoca era ancora fatta di personale pure entrato in carriera all'epoca del regime fascista, ma non solo, gerarchicamente rispondeva molto più che ai magistrati e proprio superiori gerarchici. Ed è in questo, in quel tipo di polizia giudiziaria che vanno ricercati le radici e gli autori della macchinazione a carico degli anarchici. Ecco, forse essendo così concreti si riesce a capire meglio e uscire dalla logica che poi viene usata a fini politici della sentenza politica. No, noi abbiamo poi 36 anni dopo il fatto una Cassazione che anzi ritesse il filo e dice: ci sono due terroristi neri come Fred e Ventura, storicamente riconosciuti tra i responsabili di Piazza Fontana, ma non più processabili nella radice delle loro assoluzioni non revocabili, e il principio di diritto ne bis in idem garantisce loro, Vittore è morto, Freda solo ancora vivo, di non avere conseguenze giudiziarie. Nonostante questa tutela, tuttavia lo Stato italiano, esprimendosi attraverso questa sentenza, un pezzo dello Stato italiano ha potuto anche rendere omaggio a quanti negli anni e nei decenni hanno messo in salvo, indagando, pezzi, mattoni di verità che poi alla prova del tempo hanno dimostrato il loro valore. Ecco, credo che sia proprio un po' questo il significato. Certo, Benedetta Tobagi, nel corso del tempo una cosa che mi ha sempre fatto specie, questo se non sbaglio è stato il primo processo con una risonanza mediatica straordinaria, e quindi proprio per la risonanza mediatica io ho sempre pensato, visto che c'è una risonanza così forte dal punto di vista della stampa e non solo, sicuramente la sentenza sarà molto vicina, proprio perché c'era quest'eco così importante, e invece non è bastata. Ma anche l'eco mediatica va storicizzata. Ricordiamoci che da principio, dopo la strage, la RAI era sotto il controllo del governo e un Corriere della Sera filo governativa, insieme a molte altre testate, ha sostenuto a tambur battente la falsa pista anarchica. Quindi ci sono voluti anni perché la controinformazione di quelli che si autobattezzarono i giornalisti democratici, che lavoravano strenuamente, no, per mettere in discussione le verità ufficiali, la controinformazione più militante dell'ultrasinistra, cominciassero ad aprire brecce nell'opinione pubblica. E poi lentamente, diciamo, a partire dal 72, in maniera più sostanziale dalla seconda metà degli anni 70, invece l'informazione ha avuto un ruolo importante, ed è stato molto interessante perché più il processo veniva allontanato nel tempo ed esiliato geograficamente, appunto è stato spedito a 1000 chilometri dalla sede naturale a Catanzaro, più l'informazione ha avuto un ruolo importante. Io ho raccontato come la RAI, una RAI che si era anch'essa riformata tra il 74 e il 75, diventando più pluralista, passando sotto il controllo del Parlamento, che in quel momento fu una notevole apertura, filmò tutte le udienze di questo processo che si voleva allontanare e cancellare, che diventa un processo clamoroso perché vengono chiamati al banco dei testimoni i protagonisti della vita politica dell'epoca, l'allora presidente del Consiglio Andreotti, l'ex premier Rumor, che vengono chiamati a dire se, quanto e in che misura hanno avallato le scelte dei servizi segreti di opporre il segreto alle domande della magistratura. Quindi è un processo esplosivo, e poi la RAI, oltre a riprenderlo, lo manda in onda in prima serata nel 79. Quindi, ed è questo che io trovo molto affascinante, anche il ruolo dei media
si evolve profondamente. Non possiamo chiudere questa conversazione, Benedetta Tobagi, senza ricordare Piazza Fontana. È arrivata a 50 anni dall'inizio della sua storia, nel 1979. Tra qualche mese saranno 40 anni che suo padre venne assassinato. Anche qui una data importante da ricordare, anche qui la storia ha molto da raccontare. In che modo la figura di suo padre, Walter Tobagi, giornalista del Corriere della Sera, le ha dato la possibilità di raccontare la storia d'Italia? Con che missione, Benedetta Tobagi? Oddio, la parola missione, per cortesia, no, è una parola che non amo. Il mio primo libro è stato una ricostruzione della vita di mio padre, non solo delle circostanze del suo omicidio. Io la sua vita non ho potuto che raccontarla nel contesto storico. Prima, perché era un ragazzo nato nel 47 che ha incarnato le speranze di una nazione. Lui è stato un emigrato dalle campagne dell'Umbria nell'Interland, è stato il primo diplomato laureato di una famiglia di origini. In qualche modo ha incarnato prima le speranze di riscatto di tantissimi italiani, no? Di ascesa sociale. Ha vissuto nella Milano febbrile, vivacissima, prima degli anni 60, e poi ha conosciuto non solo i fenomeni violenti, ma lui è stato un grande studioso di storia del sindacato. Poi il suo delitto è stato uno dei più rappresentativi della fase più cruenta del terrorismo di sinistra, per cui diciamo che la storia di mio padre era così rappresentativa da così tanti punti di vista, però quello che ci tengo a ricordare è che non solo è stato uno dei delitti anche che più hanno segnato e impressionato l'opinione pubblica per la sua efferatezza, ma la storia di Walter Tobagi è una bellissima storia e una grandissima lezione di giornalismo ancora oggi. Grazie. Grazie Benedetta Tobagi. Prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma adesso ho appena ricevuto il libro, credo che sia per uscire tra poco, che si chiama Carlo Maria Martini e gli anni di piombo. E poi ho appena finito di leggere uno splendido romanzo uscito ieri di Giorgio Fontana che si chiama Prima di noi. Quindi come sempre io tengo insieme romanzi e saggistica, li raccomando entrambi. Giorgio Fontana, ricordiamo, edito da Sellerio come sempre. Grazie davvero Benedetta Tobagi. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci.